Bene, in quest'Aula io mi sento l'onore e la responsabilità di rappresentare tutto il Partito Socialista, perché purtroppo, nonostante avessimo preso l'8% dei consensi, che credo che sia altrettanto un lavoro di isola felice rispetto all'Italia, purtroppo abbiamo solo eletto un consigliere comunale per questa legge che, se da una parte i voti di lista nostri rispetto ai vostri è circa un terzo, o grosso modo giù di lì, purtroppo la ripartizione dei seggi è la rapporta di una domanda. Si capisce bene perché tale. Ma al di là di questo voglio dire alcune persone che hanno sfiorato gli altri colleghi che mi hanno preceduto. Ma io riparto dal programma perché è un qualcosa che ci ho sempre tenuto molto per chi mi conosce, al di là delle scaramucce politiche, credo che quello che conti in questa città, specie oggi, bisognosa di ridare forza e entusiasmo sia alla politica che all'amministrazione, ma proprio alla città stessa in sofferenza. In sofferenza c'è malessere e quindi noi abbiamo il compito, il dovere, il morale soprattutto, di trasmettere quell'entusiasmo attraverso la cittadinanza, cosa che finora purtroppo si è persa. E leggendo il programma vostro, perché una delle prime cose che faccio, ho detto vediamo che il programma è veramente, facevo parte di un'altra coalizione di centro-sinistra, seppur nel passato abbiamo sempre osteggiato il cosiddetto lepuschismo come modus operandi, forse i dati e i fatti ci hanno dato ragione. E questo programma credo che ci sono alcuni punti che sono, non ho detto tutto, ma sono condivisibili con quelli che avevamo poi scritto noi. Tra questi voglio ricordare a tutti la lotta agli sprechi, quello che avete fatto come primo atto, quello di decurtare una quota dell'indennità dirigente, è una cosa buona, però come diceva il consigliere che mi ha preceduto, bisogna stare attenti che quelle cose che si fanno, un po' l'enfasi, l'entusiasmo poi non si possa poi con la realtà, con la legge, perché poi tanti dirigenti degli altri comuni hanno fatto i ricorsi, poi hanno anche vinti, quindi hanno comunque presi i soldi del risarcimento danni, morale eccetera, quindi alla fine è stato un danno, un bunker per l'amministrazione. Quindi siamo attenti, adesso non l'ho letto, però come dire il principio sono accordissimo. E questi dirigenti, devo dire la verità, io nonostante avessi meno rispetto dei ruoli, devo altrettanto dire che in virtù del fatto che le deleghe ancora non ci sono, quindi gli assessori, ho ben capito, non hanno deleghe, ma hanno un mandato generalizzato. E siccome io credo che le interrogazioni che andranno sicuramente fatte, io credo che vengano rivolte anche ai dirigenti, non solo agli assessori, visto che le competenze e le deleghe non ci sono. Perché i dirigenti sono parte fondamentale dell'amministrazione, perché come diceva qualcuno, le termine l'hanno messo online insieme alle delibere sia di giunta che di consiglio comunale, perché molte di queste termine sono lì, che praticamente quello di Cagliopate e Cagliopate lì sotto, quindi le termine l'hanno messa bene. E non è possibile, io guardando gli uffici, ad esempio che i dirigenti diano il mandato per l'approvazione di fare le assemblee sindacali giorni di pubblico negli orari che la gente va negli uffici di prova sguarniti perché non c'è nessuno perché sta in assemblea sindacale. Io chiedo espressamente al sindaco che da ora in avanti le assemblee sindacali, seppure un diritto dei lavoratori, vengano convocate o da mezzogiorno in poi o nei giorni con il pubblico. Così come nel messo in studi a molte persone che ricoprono gli incarichi e sono solo loro, non è possibile che la gente viene da Roma negli uffici a Pomezia per spiegare qualche pratica e l'ufficio è sbandito perché la persona ha preso un permesso studio. Allora o c'è un'altra persona che la sostituisce oppure questa persona non prende nei giorni che non è pubblico. Questa è una raccomandazione, ma prego di tenerne conto, perché credo che questo è un problema che riguarda non l'opposizione o la maggioranza, ma credo che riguardi tutta la cittadinanza, specie quella che poi non ha tanta possibilità di venire al comune o perché non ha i mezzi economici o perché non ha il tempo o perché ha mille altre cose da fare. Quindi credo che sia una raccomandazione positiva nel senso della collaborazione e soprattutto al servizio della gente. Un altro punto che è comune per il nostro è la trasparenza amministrativa. La trasparenza amministrativa è quello appunto che dicevo di mettere online non solo le delibere ma anche le determine e io chiedo anche oltre, visto che adesso non so, non intendo molto di questi nuovi sistemi di comunicazione, però credo che sia doveroso, come noi facevamo come gruppo, sin dal 2005, di poter anche
seguire, visto che la sala è piccola, l'entusiasmo tanto, giustamente, di anche di allestire dei maxi schermi anche in piazza per far sì che possano anche i cittadini partecipare in massa ai consigli comunali, ai lavori dei consigli, perché poi ogni persona deve sapere giudicare chi magari opera bene e razza male, chi comunque assente, chi comunque ha delle iniziative propositive per la città, quindi ognuno si deve rendere conto di quello che ci amministra, di come ci amministra. Quindi io credo che questa è un'altra raccomandazione che faccio, credo che non sia, facciamo magari una pochettata in meno d'estate, come purtroppo fino nel passato c'è sempre stato, abbiamo sempre visto in queste città, e magari qualche soldo in più lo spendiamo per qualcosa che serve per la trasparenza e per la partecipazione. Perché Polis, l'antica Grecia, significava partecipazione, quindi la politica deve essere partecipazione, deve essere qualcosa che è legislativo, ma deve essere qualcosa che si sviluppa sempre di più. Un altro punto importante è la massima tutela dell'ambiente. Io ho visto nel programma vostro che, come nel nostro, l'adozione di sistemi alternativi, quindi innovativi, fotovoltaici, per esempio, ma non solo, purtroppo fino ad oggi sono stati disattesi in questo comune. Non c'è un pannello fotovoltaico che sta sopra il tetto del comune, o delle scuole pubbliche, oppure dei centri anziani, per esempio. Quindi io chiedo, siccome sono finanziamenti che costano zero, come lo sapete anche, perché siete ferrati in materia, sapete che le banche forse sono uno dei pochi strumenti che finanzia interamente l'opera, quindi non è che va a discapito del cittadino dei bilanci, ma vanno comunque incrementate sicuramente queste per, da una parte, evitare l'inquinamento da anidride carbonica, e dall'altra perché fa del bene, perché non c'è l'inquinamento, si risparmiano anche i soldi, perché la nostra energia viene per esempio dal sole, quindi costa zero. Siccome questi tipi di impianti sono anche dei costosi, vengono veramente finanziati e se li paga il sole, quindi non vedo perché fino ad oggi, sinceramente, non l'ho mai capito, dal 2005 che noi chiediamo non c'è un pannello solare che sa su questi strutture. Quindi questa è un'altra raccomandazione che faccio. Il recupero dei terreni concessori, e non solo, ma mi riferisco anche e soprattutto al recupero dei beni mobili che i comuni devono percepire dalle convenzioni che fanno. E uno degli altri temi molto importanti, purtroppo delle commissioni che ci sono in itinere, molte ancora devono consegnare i beni mobili al comune. Io adesso non farò nome perché non sto qui, adesso il tempo è poco, non voglio sottrarre tempo ad altri consiglieri che mi seguiranno, ma li vedremo spero le commissioni consigliari, in modo tale che si faccia un accertamento capitale sicuramente anche propositivo per il comune di Pomezia. Io però una raccomandazione la faccio. Gli oneri concessori, chiediamoli prima ai grossi ammortizzatori, prima di andare a dare fastidio a chi ha fatto un pollaio, chi ha fatto una tettoia. Siamo più equi socialmente parlando. Tutti devono pagare, però non è neanche giusto che i grossi proprietari, che magari fanno delle tante società, scavano recidivi, non si riesce mai a recuperare gli oneri concessori di sbagliati, milioni di euro, potrebbero risanare veramente le nostre casse comunali, e magari ci attracchiamo un pensionato che deve dare 600-700 euro magari. Quindi facciamolo anche dopo che ci sia pubblicato. Questi sono i punti che ho visto che per male sono condivisibili tra il nostro programma e quello del Movimento 5 Stelle. Quindi ci troviamo